il cittadino deve imparare ad esercitare i propri diritti. Ma per esempio, nel momento in cui uno va a votare e non può decidere per chi votare, questa è una negazione di un diritto principe. Si parla di recente di un decreto sulle intercettazioni telefoniche che impedisce ai giornalisti di esercitare fino in fondo la propria professione, ma anche ai magistrati, in un certo senso, di non poter più comunicare alcune cose alla stampa. La politica una volta era l'elite che alla fin fine riusciva a raccogliere quelle che erano le ragioni dei cittadini e tentava di trasformarle poi in diritti estesi a tutti. Si è interrotto anche questo rapporto allora. Devo dire che io non ricordo che ci sia stata una classe politica che meriti l'appellativo di elite. Ricordo che ci sono stati dei politici di grandissimo valore e uno per tutti, faccio il nome, di Enrico Berlinguer. E non posso, quando parlo di Enrico Berlinguer, non fare riferimento anche ad Aldo Moro, cioè un incontro di grandi personalità che non abbiamo più avuto qui nel nostro paese, mai più. E dobbiamo dire anche che Aldo Moro è stato l'unico democristiano che ha tracciato una strada che andava verso la riforma di questo paese, verso una democrazia compiuta, che non è ancora avvenuta probabilmente in questo paese, per una serie di ragioni. E che però questo tentativo è stato stroncato nel momento più delicato, quando si andava a votare in Parlamento per questa nuova maggioranza. Quel giorno Aldo Moro è stato sequestrato, 5 poliziotti sono stati assassinati e successivamente anche Aldo Moro verrà ammazzato. Dunque, questo mi fa pensare una cosa, cioè che nel nostro paese abbiamo rimosso la nostra storia, che è una storia fatta anche di tragedie. Quando ai licei milanesi si chiedeva, ai ragazzi dei licei milanesi si chiedeva chi aveva compiuto la strage di Piazza Fontana, la gran parte diceva le Brigate Rosse. Cioè questo è un delitto grave che si fa alla conoscenza, che si fa soprattutto all'educazione dei giovani di questo paese, che devono essere in grado di capire che cosa è avvenuto qui in questo paese. Perché sembra una frase fatta, ma le cose che sono avvenute anche dopo ci insegnano che se noi non sappiamo la nostra storia, siamo condannati a riviverla. E dunque io penso che dopo quel momento, sì, ricordiamo certamente De Gasperi, Togliatti, eccetera, ma Moro e Berlinguer appartengono ai nostri anni più belli, devo dire, questa esperienza di uomini di valore. E credo che noi non dobbiamo essere condannati a non avere più uomini di quel livello a dirigere il nostro paese, perché questa è veramente una condanna.